perché sono vere in quanto tali. Grazie. Grazie onorevole Benamati. Onorevole Scalfarotto, prego. Grazie, grazie signor Presidente. C'è da dire che questo governo, a questo governo bisogna riconoscere quantomeno una sorta di coerenza. L'agire del governo si riconosce e devo dire io nel guardare il governo lavorare, nell'esaminare i provvedimenti che sta proponendo, sempre di più lo associo a un'immagine cinematografica, l'immagine dell'orchestra di Federico Fellini nel film Prova d'orchestra, un gruppo di suonatori sconnessi tra di loro che purtroppo sono chiusi in una stanza che alla fine del film sarà distrutta da un'enorme palla di demolizione. E purtroppo dispiace pensare che quella stanza è il nostro paese, che ogni provvedimento di questo governo assomiglia a un colpo di quella palla da demolizione che arriva sul muro della nostra Italia. E infatti guardiamo che cosa abbiamo visto in questi mesi. Un decreto sul Tribunale di Bari è stato il decreto di debutto del governo e del ministro Bonafede, il Tribunale di Bari è rimasto solidamente dov'era con o senza quel decreto. Un decreto disoccupazione che doveva aiutare i lavoratori e che invece sta producendo disoccupazione. Io ho letto con attenzione un articolo del Corriere della Sera di Federico Fubini, una testata, il Corriere certamente non nemica del governo direi, però nota che in questi mesi si sono persi 1131 posti di lavoro al giorno e che non era mai successo dal 2014 che per 3 mesi si perdesse così costantemente posti di lavoro. E poi un decreto sul riordino dei ministeri, servito a creare il Ministero dell'Agriturismo per dare al ministro Centinaio un gioco per fare in modo che lui potesse seguire i suoi hobby, i suoi piaceri. Si prende un enorme bacino di attività economiche come il turismo e lo si attacca inspiegabilmente all'agricoltura. Si eliminano le unità di missioni sul dissesto geologico, sull'edilizia scolastica. E vogliamo parlare di quello che sta facendo questa palla da demolizione nell'abbattere la migliore classe dirigente del paese. Io penso a Mazzoncini, l'amministratore delegato delle ferrovie, che è stato tolto di lì nonostante le ferrovie tra il 2014 e il 2018 siano diventate un grande player internazionale, abbiano aumentato del 25% i propri passeggeri. E adesso è notizia di pochi minuti che il presidente della Consob, Mario Nava, ha dato le dimissioni, un uomo specchiato, stimato in tutto il mondo, e domani vedremo quali saranno le conseguenze dell'attacco a una persona che davvero è considerata di grande indipendenza, ma evidentemente una persona così indipendente a vigilare sui mercati dava fastidio a questo governo. Vedremo domani come andrà lo spread che come sappiamo sta costando miliardi alle tasche di ogni singolo italiano. E questo decreto di oggi è assolutamente in linea con la prova di orchestra felliniana che stiamo conoscendo. Oggi ho sentito l'onorevole Invernizzi parlare del diritto dei genitori di tutelare l'inviolabilità del corpo dei propri figli. La dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1924 si sta rivoltando nella tomba. Caro Invernizzi, il corpo dei bambini non appartiene a nessuno e nessuno può prendere decisioni negative sul corpo anche dei propri figli. E i soldi rubati alle periferie ne vogliamo parlare? Ecco, questo è quello che state facendo, una prova d'orchestra felliniana. Il mio ordine del giorno, caro Presidente, signor Presidente, cerca di salvare una piccola norma intelligente. Col nostro governo avevamo assicurato agli studenti fuori sede una detrazione sugli affitti, provocando due ottime conseguenze. Una, di far emergere il nero che molti studenti pagano negli affitti, e la seconda, di venire incontro agli studenti fuori sede, che voglio sottolineare, sono soprattutto studenti del sud. Su 50.000 studenti pugliesi, il 40% studia al nord. Su 50.000 siciliani, il 32% studia al nord. Su 36.000 campani, che sono 210.000 studenti, tra i 210.000 studenti campani, ben il 17% studia al nord. Allora qui si sta chiedendo al governo di confermare questa misura, che faccia emergere il nero e venga incontro agli studenti, soprattutto agli studenti del mezzogiorno. Io non capirei perché il governo
dovesse dare un parere negativo su questo ordine del giorno. E dico ai colleghi del Movimento 5 Stelle, che hanno preso tanti voti tra i giovani e tanti voti nel Sud, di votare questo ordine del giorno, di fare in modo che a questi studenti sia riconosciuto il diritto di studiare anche al Nord e di poter essere aiutati a raggiungere i loro sogni. È per questo che vi hanno votati. Non abbattete l'Italia, fate qualcosa di razionale, fate qualcosa di buono per questo Paese. Grazie onorevole Scalfarotto. Onorevole Ferri, prego. Grazie Presidente. Io intanto ringrazio tutti i colleghi che sono intervenuti suo tramite, perché hanno offerto al dibattito tanti spunti che devono fare riflettere su un provvedimento che ha molte lacune, che guarda la discontinuità come se fosse un valore, quando oggi questo governo dovrebbe guardare alla responsabilità, alla continuità, alla coerenza anche con quanto aveva promesso durante la campagna elettorale, perché questo provvedimento mille proroghe colpisce i cittadini, colpisce i territori, colpisce i deboli, le periferie, le zone disagiate, e quindi solo per dire facciamo qualcosa di diverso. Ecco, per questo prima richiamavo la coerenza, e con questo ordine del giorno invitiamo a essere coerenti, e responsabilità vuol dire ammettere un lavoro che è stato fatto dai precedenti governi